Buon pomeriggio, fratelli e sorelle rossonere, buon pranzo a tutti per chi pranza e buon lavoro a chi sta lavorando. Buone notizie arrivano sul fronte infortuni perché sapete che siamo messi un po' maluccio, però arrivano delle buone notizie. E questa buona notizia è che Calabria è completamente recuperato e quindi ci sarà contro l'Empoli. Questa è una buona notizia per due motivi: uno, perché Calabria ed è recuperato, ma soprattutto perché si potrebbe provare a usare lì a sinistra, dove manca Teo, Dest invece di Ballo Touré. È un'opzione in più che il Milan potrebbe valutare, perché effettivamente Dest è quello che può fare sia terzino sinistro che terzino destro e lo sa fare bene, a parte essere anche un esterno alto, può fare anche quello, però onestamente, per quel che si è visto fino adesso di Dest, non è stato il top, ma ha bisogno di tempo. Però sul piano tecnico e atletico, io personalmente mi fido molto più di Dest che di Ballo Touré. Quindi speriamo che Pioli possa valutare questa opzione, visto che Calabria è assolutamente e completamente recuperato, ragazzi. Bene. Piccola chicca, piccola indiscrezione che pareva essere una fantasia, invece è stata reale, perché lo conferma anche Gianluca Di Marzio, lo ha detto ieri sera durante la trasmissione di Sky Sport. Ha detto che praticamente Cristiano Ronaldo è stato realmente vicino al Milan, ma è stato il Milan a non volerlo, e secondo me ha fatto la scelta migliore. Poi fatemi sapere voi, al di là delle qualità indiscusse del calciatore, però è stata la scelta migliore, di questo ne sono convinto. Che è successo? È successo che Mendes voleva proporre Cristiano Ronaldo a una squadra italiana che giocasse la Champions League, e nel contempo stava provando a portare Leao al Chelsea. In parole povere, ti tolgo Leao e ti do Cristiano Ronaldo, ok? Il Milan ha rifiutato per ovvi motivi, ha rifiutato perché vuole tenere Leao e ha rifiutato perché il Milan crede nel progetto giovani e non nel progetto di giocatore a fine carriera, nonostante si parli di Cristiano Ronaldo. Ma secondo me uno dei motivi cardine che ha fatto titubare il Milan è anche lo stipendio assurdo. Tanto è vero che poi Mendes è andato a proporlo a De Laurentiis a Napoli e voleva portare via Osimhen per 120 milioni in Inghilterra, al Manchester City appunto, United scusate, e in Napoli De Laurentiis si è risposto: va bene, mi porti via Osimhen, mi dai i soldi, mi porti Cristiano Ronaldo, ma loro pagano l'intero stipendio del giocatore, e non è mai arrivato ovviamente una controrisposta, perché credo che nessuno voglia continuare senza avere il giocatore a pagare uno stipendio del genere, anche perché lo stipendio era veramente folle. Che dire, sono contento che alla fine sia andata come è andata, perché il Milan non ha bisogno di ulteriori prime donne, non ha bisogno di giocatori che si sentono l'emblema, perché siamo un gruppo molto affiatato, un gruppo importante, un gruppo unito, coeso, e determinati giocatori potrebbero creare delle crepe importanti, e non è questo che serve al Milan. Poi abbiamo già il nostro Zlatan Ibrahimovic, che è, diciamo, il comandante tra virgolette della squadra, anche se in questo momento non è molto presente, però magari molti di voi l'avrebbero voluto, però credo che assolutamente lo stipendio di Ronaldo non è assimilabile nelle corde del Milan, e non lo sarà mai un giocatore con un tale stipendio, è impossibile. Vabbè, meno male che è andata così, almeno per quanto mi riguarda, meno male che è andata così. Non so voi cosa ne pensate. Detto ciò, io vi lascio pranzare o vi lascio lavorare. Ci sentiamo più tardi, sempre Forza Milan e addio!